sente anche la voce? Sì, sì. Tutti, tutti i discorsi, tutti, tutto, tutto. Sì, sì, sì. L'unica cosa che tengo per fare 10-15 minuti, perché di più non mi, non mi permette di caricare. Quindi. 1, 2, 3, 4, vado avanti. E tu devi spostare. Non fai. Hop! Io non riesco mai a capire gamba destra, gamba avanti, gamba destra, come dici? Adesso, vai, fuori, fuori, hop, hop, vai, fuori, testa, gamba, gamba, hop, adesso basta fare sai così, basta fare hop e per prepararsi di nuovo. Va bene? Bam, 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 bam. Hop. Sì. E. Oh, prendiamo la gamba. Hop. Anche questo, però prossimo, se lo hai fatto dentro, vedi, automaticamente hai sentito questo fatto, cioè, vedi, hai usato questo momento spontaneamente, quindi faremo la prossima. Prova, 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 prova. Però adesso fai solo fuori, per imparare. Gamba destra. E devi fare step e poi sì. Ok. Faremo altri 3 minuti. Adesso dentro. Però facciamo un po' di fai 2 colpi, dopo che finiamo e andrà anche dentro. Quindi guarda. Fai, c'è, c'è, pam, pam, fuori. Hop, hop e in più. Però fuori andrà già dentro. Come volevi proprio. Bam, ah, adesso provo. Metti in guardia. Vai. 1, 2, 3, 4. Adesso devi fare il step. Hop, e qua. Sì, sì. Questa roba. Ok? Un po' di leva. Hop, e giù, e giù. Tu se riesci può fare qualcosa lento, può fare anche di volta. Imparare bene, va bene? Tieni, 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 dentro, qua, qua, e chiudo, ok. Così non andrà. Ecco, ecco. Ancora dall'altra parte. Sempre devono guardare l'avversario, se tu sei qua io giro squali poco, se sei lì io devo girare gli squali avanti perché solo così posso usare tutte le braccia, se tu sei qua braccia
quello io ho bisogno di girare. Se ho bisogno di girare mentre il pista è già girato, andiamo, guardi. Ok. Ecco. Vabbè. Lasciamo così. Adesso possiamo fare 6 minuti di stretching. Ecco il nostro stretching. Vabbè. E io ti metto 3 minuti per ora. Puoi mettere anche stavolta, quindi sarà più giusto. Cerchi di non allungare tanto, di non spostare, non devi dirlo, né di tenere posizione. Quindi cosa fai? Hai messo la gamba e cerco di spingere. Quando senti che hai un po' di spazio, fa lungo. Quanto movimento devo fare per me? Un sacco. Bisogna qui a laterale, altrimenti guarda quelli che hanno girato per me, questo è un occhio, il tallone libero, passi incrociati, corta con la schiena, movimenti di braccia laterali, con la schiena, dall'altro lato, corta incrociata, occhi, gomito, spostamenti dentro il cuore, lavoro di braccia, difesa con spostamenti, controllo di distanza, cambiamento di guardia, controllando l'avversario, tutto questo, poi un po' di strategie di comportamento, quando devi spostarti, come devi rispondere, quando devi mettere le spalle, no, non si può fare la domanda. Qualcuno si guarderà lo allenamento, non lo capirà, perché quanti sono anni di più. Mi metto uno dopo l'altro, come abbiamo fatto anche la pallina, la libererà per bene, almeno che devo lavorare con sinistra, con dietro, con destra, poi ti faccio lavorare con una gamba, con un occhio. Poi cambi, lavori così, poi ti farò far passare, di nuovo, quindi farai passare il medio della pallina, vedrai. E pian piano, vediamo come reagisci tu tra, non so, tra magari di inizio, lo farai proprio così, pallina, chiama il nuovo, vedi che c'è la quarta dell'elemento, già stai prendendo così. L'unica cosa è che quando lavori ancora da migliorare. Grazie, devono essere più o meno qui, e quando stai lasciando, cerchi di non alzare troppo gomito, e non lavorare con il braccio troppo più. Passare qua, 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 devi raddrizzare e usare. E fuggire questa cosa. Così fai lavorare bene il soprattutto. Quando lanci qua c'è distanza. Se sbagli per 5 cm non arrivi in mente. Se arrivi con 3 più profondo, per terra. Basta un centimetro
entrare bene. Poi si trasmette qua e diamo la fuori. E anche con il girasol. Qua, corto. Faccio prendere il tempo, cambiamo. Spero lento. Deve far rilassare un po', far riposare un po', secondo me quando lo trovo un po' di cortezza, un po' di... Con stretching stai un po' male, sì? Questo è importante, perché quando questi muscoli sono di tutto il mezzo mattino, non ce l'hai il dolore di cuore, ancora no, non ti vedo. Quando sono rigidi poi pian piano si stanca quando lo male, e le vertebre si consumano, quando sei rilassato le vertebre hanno spazio, e quindi si è fuori di contrattura, le vertebre hanno spazio, quindi tolgono questa contrattura, si rilassano. Quando sei rigido, tutto carico va in un posto sempre. E poi pian piano di là si crea un processo pronto. Tutti i giovani devono capire queste cose. Prima siamo più veloci con il stretching, meglio è. Contramonto, allenamento, perfetto. Ancora un minuto. Ale, come ci senti?